Ciao a tutti amici xmardoro.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Questo giorno andremo ad analizzare il Logitech G600, la proposta per i giocatori MMO da parte della casa austriaca. Partendo dalla confezione troviamo un'immagine illustrativa del mouse, le caratteristiche, e la tipologia di mouse e il prodotto stesso, il nome del prodotto. Girando la confezione troviamo le caratteristiche tecniche, le immagini illustrative, mentre ai lati le specifiche tecniche e un'ulteriore immagine illustrativa. Aprendo la confezione troveremo ovviamente un blister caratteristico del packaging dei prodotti della Logitech contenente il mouse, mentre alla sinistra troviamo alcune immagini che ci ricordano che i tasti presenti nella parte sinistra del mouse potranno essere retroilluminati del colore che noi vorremo, in questo caso rosso, verde, blu e bianco. Procediamo dunque a vedere cosa è presente nel bundle del G600. Troviamo dunque un manuale per la garanzia, una piccola quick start guide ed infine il Logitech G600. Logitech ci ha inviato il modello in colorazione bianca che risulta essere molto elegante, contrasta molto bene con i tasti presenti nella parte superiore e nella parte sinistra del mouse stesso. Abbiamo una presa di tipo palm. Logitech è rinomata per la qualità dei propri prodotti e per l'ergonomia che conferisce agli stessi. Quindi, partendo dalla parte superiore, troviamo il logo della Logitech che sempre in colorazione nera contrasta la superficie in plastica opaca e possiamo dire quasi ruvida del G600. Troviamo i due tasti per cambiare i DPI, la rotellina scroll di tipo cliccabile con la funzionalità duplice. Infatti potremo assegnare una funzionalità nel movimento destro o sinistro della rotella. Passando nella parte sinistra troviamo i 12 tasti, un po' come il Razer Naga, che sono 12, sono due gruppi da 6 e potremo ovviamente assegnare tutte le funzionalità che vorremmo, sia scusate, in ambito gaming sia in ambito lavorativo. Nel lato destro troviamo questa piccola scanalatura che ci permetterà appunto di impugnare meglio il mouse. Nella parte retrostante troviamo il nome del prodotto, in questo caso G600. Mentre nella parte inferiore troviamo il sensore, che in questo caso è un Avago, modificato sempre da Logitech, quindi avremo un modello denominato S9808. Avremo la possibilità di portare i DPI da un minimo di 200 fino ad un massimo di 8200 DPI. Il sensore ovviamente è di tipo laser. Troviamo due MOSFET di generose dimensioni nella parte superiore e nella parte inferiore. E con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.xmardware.com. Un saluto a tutto lo staff.